Consiglio Bosco, quindi devi metterti seduto, buono buono, perché io adesso devo fare un video, bravo, va bene sulle mie gambe. Bella di ragazzi, siamo tornati qui, sono Null, oggi farò una nuova recensione di Lupinella. Non stiamo parlando di te. L'ha scritto Giuseppe Festa e l'ha illustrato Maria Chiara Di Giorgio. Questo libro è stata. La casa editrice di questo libro è Editoriale Scienza. Giuseppe Festa è stata aiutata anche da Francesca, che è una lupologa di Life Wall Pass, che studia i lupi, diciamo. Adesso vi leggerò le prime tre righe. Nasco a metà primavera in una profonda tana scavata da mamma Brina. Brina è la sua mamma. Bosco è il suo papà, vero? Come non detto. Praticamente questo libro parla di questa lupinella che nasce in una tana e all'inizio non poteva neanche guardare fuori. Poi dopo una settimana può incominciare a guardare fuori. E da lì si parte con giorni e settimane, il primo ululato di Lupinella, la prima caccia, finché alla fine, questa parte è un po' triste, la madre lascia Lupinella perché Lupinella è incuriosita perché erano andati a fare una gita nel folto del bosco. La zia di Lupinella muore, che credo che sia questa. Bacca, credo. No, scorza. Vabbè, non mi ricordo. Comunque, alla fine, Lupinella deve andare da sola nel folto bosco e lì trova chi troverà? Lo lascia scoprire a voi. Comunque questo libro è un po' triste, ma leggetelo, mica è tristissimo, un po' triste, un pochino. Comunque questo libro è anche all'inizio di ogni capitolo c'è sempre, questo che praticamente in modo scientifico è la spiegazione in modo scientifico di cosa è successo nella realtà. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like. Ciao! Ah, dimenticavo le immagini. Sì, ti coccolo dopo. Aspetta un attimo. Adesso vi farò vedere un paio di immagini. Queste immagini sono molto belle. Sono disegnate veramente bene. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like. Sì, basta, lo faccio io, va, che faccio meglio.